sono uomini e donne di questa città, delle forze dell'ordine che stanno in strada, che fanno le nottate al freddo a fare gli appostamenti e, che sono, e di cui nessuna fiction parlerà, non vi preoccupate. Loro sono soltanto una notizia che magari leggiamo velocemente su uno smartphone, invece sono ore, giorni, mesi in cui loro sono per strada sacrificando tutti se stessi. Nel maggio del 1993 Maurizio Estate, 23 anni, napoletano, accorse in difesa di un cliente nell'autolavaggio di famiglia in Vico Vetriera a Chiaia, a cui stavano per rapinare l'orologio. Riuscì nel suo intento, ma al prezzo della vita. Ognuno di noi può fare qualcosa e soprattutto rompere il silenzio, quel silenzio prudente che si alimenta di quelle convinzioni che tanto è tutto stupido, tanto è tutto inutile, tanto le istituzioni non ci sono, le forze dell'ordine mi abbandonano. No, questa storia di 25 anni ha costruito, e io ci credo, una pagina di questa nostra città diversa, e noi lo dobbiamo a tutte le vittime innocenti, quindi guardarci di fronte allo specchio e non auspicare che non ci siano più altri Maurizio, altre Silvie, altri Giancarlo, altri Davide, altri Paolo, ma che si costruisca questa pagina per la nostra città. Con una cerimonia pubblica è stato intitolato questa mattina il Largo Maurizio Estate in memoria del gesto civico e generoso del giovane napoletano, alla presenza della famiglia, di alcune scuole e delle massime istituzioni cittadine. Una giornata di grande soddisfazione. Abbiamo attraversato ben 3 amministrazioni prima che questo potesse accadere e oggi è possibile. Il messaggio di Maurizio è un messaggio attuale, un ragazzo di 22 anni di questa città, un ragazzo di una famiglia modesta, una famiglia umile, però ha saputo dare un messaggio di grande altruismo e di grande coraggio. Io penso che questo altruismo e questo coraggio sia condiviso da tutti i napoletani, perché è nel cuore di tutti i napoletani. Napoli non è solo la città della camorra, della criminalità, ma Napoli è la città di Maurizio Estate, di tanti come lui combattono contro le ingiustizie. Ricordo anche la battaglia che è stata fatta sia dalla municipalità sia dal comune per ottenere questa intitolazione. Intitolazione che secondo me è fondamentale, perché va a ricordare, io credo, il vero eroe. Mancava il Largo Maurizio Estate nel luogo in cui 25 anni fa è stato barbaramente trucidato. E quindi oggi si colma un ulteriore passaggio di memoria che mancava, è stato da noi fortemente voluto, ma come avete potuto notare la comunità presente era molto vasta. È quello che serve per sconfiggere il crimine di qualsiasi specie, l'unità delle forze in campo. Poi consentitemi di ringraziare la famiglia Estate, perché è un esempio di virtù civiche della nostra città. Persone che non hanno trasformato il dolore in rancore, il dolore in abbandono, il dolore in odio, ma in sede di giustizia, in vita e in protagonismo civico per il riscatto della nostra città. Il modo migliore per ricordare Maurizio, non solo da parte della famiglia, ma da parte di tutti noi, mai come in questo momento, che siamo così fortemente impegnati tutti per il definitivo riscatto della nostra città e per il contrasto al crimine.